Axerta. Indaga, documenta, accerta. Indeed.com pubblica più di 70.000 nuove offerte di lavoro al mese da tutta Italia. Cerchi il tuo primo lavoro, il lavoro dei tuoi sogni o semplicemente un nuovo lavoro. Trova quello giusto per te su Indeed.com. Eccoci rientrati nella seconda parte della plenaria di apertura della seconda giornata della grande maratona del Forum HR, qui in diretta da Roma, in questo momento dagli studi, dalla Digital Studios, dalla Community House di Comunicazione Italiana, Forum Relation e Welfare e il Wellbeing. Io sono particolarmente sensibile a questa cosa perché credo che sia la chiave di volta o di svolta, come dicono alcuni, ma mettiamocene tutte e due che non guasta, per quello che è il processo di business verso il quale dobbiamo lanciare lo sguardo un po' tutti. Questo momento che abbiamo vissuto, io parlo al passato perché credo che il momento più drammatico si sia esaurito e stiamo vivendo chiaramente un momento di grande assestamento, ma dobbiamo pensare con la proiezione in avanti. E credo che il tema del benessere e del benestare sia determinante, perché come scriveva qualcuno, persone felici fanno fatturati felici. Non è qualcosa sulla quale si può più transigere o discutere, che ne dipende effettivamente dal processo di business dell'intera azienda. Vorrei sentire cosa ne pensano i miei ospiti. Io provo a chiamarli. Ah, buongiorno, benvenuti, come state? Buongiorno, bene, grazie. Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, vedo che ancora alcuni devono o aprire la telecamera o connettersi, quindi inizierei, se mi permettete, con... Io sono terrone puro sangue e quindi per me la cavalleria ha ancora un senso. Io farei salutare Donatella De Vita, Global Head of Learning, Development and Welfare in Pirelli. Donatella, sei con noi. Grazie mille di questa bellissima opportunità di ragionare su temi di welfare inteso come benessere, non come forme assistenziali. Donatella, in una battuta veloce, chi sei, cosa fai e, come sempre dico io, perché lo fai? Allora, mi occupo di formazione, sviluppo negli anni e recentemente ho aggiunto la parte welfare all'interno del mio lavoro e del lavoro che faccio per Pirelli. Welfare è una dimensione veramente importante dello Stato all'interno dell'azienda e noi, diciamo, lo univamo in modo anche un po' originale e creativo a tutto il mondo delle leve che l'organizzazione mette a disposizione per far crescere le persone all'interno dell'azienda. Quindi welfare si connota come azioni complementari al welfare, quindi quello che l'azienda fa per sostenere le persone, ma anche azioni legate al benessere della persona e quindi al suo sviluppo e alla sua crescita.
Il manche mi piace molto perché è molto inclusivo. E ti chiedo solo due cose, Donatella. Tu sei senza cuffie, vero? Stai parlando direttamente con il tuo monitor. No, va benissimo. No, sai cos'è? Che chiaramente il microfono ogni tanto sgancia, quindi rischiamo di perdere un po' le tue parole. Quindi facciamo magari nella prossima chiacchierata che ti chiedo di fare. Senti, ti lancio questa cosa. A me viene da pensare un po' che il welfare sia un po' l'hardware e il well-being sia un po' il software. Adesso sento gli altri se questo... L'ho detta grossa? Mi sono esposto troppo? No, è una metafora interessante. È interessante. Allora, ok, parto da questo, sento cosa ne pensano anche gli altri. Allora, sono collegati con noi, vedo Diego Giacchetti, direttore di risorse umane e organizzazione Italfair. Buongiorno, Diego. Buongiorno a tutti. Come stai? Sì. Bene, molto bene, grazie. Prima di tutto volevo ringraziarvi anche io per questo evento, che è sempre un'occasione precisa e puntuale di condivisione con colleghi e con persone che condividiamo idee, principi, valori. Quindi grazie soprattutto a Fabrizio, grazie a te. Uno splendido campo di girasoli alle tue spalle, Diego. Vediamo della luce, vediamo del colore, e questo well-being che ancora, secondo me, adesso è il momento in cui il software farà da padrona sull'hardware, come ho appena detto un po' provocatoriamente alla Donatella, che ha detto, ma come? Hardware, software? Secondo me sì, nel senso che il welfare è un assunto, è un dato di fatto che noi dobbiamo avere, cioè dobbiamo ragionare con delle strutture che ci sostengono, ma se poi non ci affianchiamo il software giusto per farlo girare, ovvero lo spirito del benessere, rischiamo di avere delle cose che magari non funzionano completamente. Quindi lo sguardo su un campo di girasoli che ci illumina probabilmente ci può aiutare. Ma sicuramente prima giustamente si parlava dei luoghi, i luoghi è ciò che noi comunichiamo attraverso i luoghi, attraverso la rappresentazione. Soprattutto per chi come noi costruisce opere, noi costruiamo opere e progettiamo infrastrutture, quindi in un certo senso abbiamo il compito di creare quelle che poi sono ricchezze e patrimonio per le persone, per così dire per il paese. Quindi la bellezza, l'estetica è uno dei valori principali, cioè quando abbiamo praticamente assessato tra le nostre persone, cercato di capire quali sono i valori di riferimento, siamo usciti altissimi su due valori che in un certo senso a volte sono contrapposti, ma che per noi a questo punto sono ponte d'eccellenza, che sono proprio estetica e scienza. Quindi praticamente sia un approccio al bello, sia un approccio al tecnico, alla scienza. Sono due parole chiave, Diego, perché la bellezza salverà il mondo, è una citazione che piace a tutti, no? Però poi alla fine bisogna andare all'atto pratico. Credo che probabilmente, tu hai detto due parole molto importanti, costruiamo e progettiamo, no? Quindi quando occorre progettare, probabilmente quello è il momento in cui impiantarsi nella bellezza, è così il punto? Sì, assolutamente. Diciamo la progettazione normalmente deve essere correlata a una funzionalità, quindi la prima cosa è garantire la funzionalità. Oggi abbiamo un aspetto per così dire che si è aggiunto, che è quello della sostenibilità, che è particolarmente importante, in particolare il concetto per così dire di cittadinanza ecologica, che poi non è altro che una citazione di Papa Francesco nell'enciclica, che è quello praticamente quindi di avere un approccio in tutte le cose che noi facciamo, sia come progettazione, sia come costruzione, ma anche nella gestione del lavoro quotidiano, di uno stile che sia ecologico, quindi che tenga conto dell'ambiente, delle persone, dei riferimenti e della bellezza, ovviamente. Uno user friendly mentale, mi piace molto questa cosa, Diego. Vorrò poi scambiare con te, e lo dico, tu lo sai già perché ci siamo già incrociati tante volte in eventi atomici, e quindi a me, sai, non mi piace dire in presenza, no? Eventi atomici, eventi digitali come questi. Quello che cercherò di fare è di farvi dialogare tra di voi, quindi se ascoltate, sentite qualche spunto interessante dai vostri amici di Poltrona Digitale, mi raccomando, fate direttamente la domanda. Nel frattempo io finisco di fare questo giro per sentire chi siete, cosa fate e perché lo fate. Ho visto collegato l'HR Director di Philip Morris Italia, Paolo Lepera, ci sei? Ciao, buongiorno a tutti. Come stai? Bene, grazie, ben trovati tutti quanti, grazie per l'invito. Da dove ci parli? Buongiorno.
da casa, ovviamente. Certo, che tutti che... noi siamo più remotizzati possibile. Qualche tempo fa noi lavoravamo in un home studio, ovvero avevamo attrezzato la nostra casa come uno studio di produzione cine-televisiva e funzionava tantissimo. L'unico problema è che non dormivamo mai, cioè andavamo dal letto alla workstation di montaggio. Questo può essere un po' un problema a lungo andare, perché sai, la differenza, poi magari ne parleremo, però la differenza nella percezione dello smart working, dell'home working, tra la prima e la seconda wave è cambiata di molto. E diciamo che l'incanto che nella prima wave si era creato nel poter lavorare da casa tutti i giorni si sta trasformando in alcuni casi in un disincanto, ed è questo che bisognerà gestire, poi magari ne parliamo, perché bisognerà capire come far sì che questa seconda wave, che sta estremizzando alcune features non necessariamente positive dello smart working, potrebbe in qualche modo, ed è importante per noi già saperlo, potrebbe in qualche modo mitigare l'effetto positivo col quale pensavamo di scivolare anche a fine pandemia, mantenendo alcune caratteristiche dello smart work. Oggi io ho delle persone che mi dicono: sai, forse non è così bello lavorare ogni giorno da casa, perché stanno succedendo dei problemi di un certo tipo. Quindi, mentre prima volevamo utilizzare questa parte di l'unica cosa buona della pandemia, che era quella di portarci più avanti almeno una ventina d'anni sulla gestione dello smart working in Italia, adesso dobbiamo, secondo me, capire come evitare che il rebound delle persone che non vogliono più lavorare da casa non ci si ritorca contro in questo processo di avanzamento del modo di lavoro. Come ogni onda, come ogni sinusoide, chiaramente ha una gobba discendente, probabilmente ci stiamo allineando da qualche parte. Io sono un ottimista per natura, secondo me la seconda wave è diversa dalla prima wave, come anche il primo approccio allo smart working, che era più un remote working, perché tanti non erano pronti a questa cosa, quindi semplicemente si sono portati il computer a casa e chiaramente hanno cominciato a stare collegati sempre. Adesso invece probabilmente entriamo con un passo, per non diventare workaholic, capiamo che bisogna creare un nuovo balance, no? Che sono processi nuovi di lavoro, ma già nella presentazione un sacco di spunti interessanti. Rilancio per finire il giro di presentazioni. Mario De Gennaro, ti ho visto collegato, ci sei? Ci sono. Buongiorno a tutti. Buongiorno, come stai? Chi sei, cosa fai e perché lo fai? Allora, io sono il responsabile risorse umane IT e legal del gruppo SEDA. Il gruppo SEDA è un'azienda che produce packaging per la food industry e per quelli che noi chiamiamo food service, più comunemente chiamati il fast food, le catene del fast food. Noi siamo presenti in vari paesi europei e negli Stati Uniti da un punto di vista della nostra presenza fisica, ma i nostri prodotti sono venuti in tutto il mondo, dal Giappone agli Stati Uniti, dall'Australia al Sud America. Molto interessante, sono a Napoli in questo momento perché la nostra sede centrale è a Napoli. È molto interessante quello che diceva Paolo, perché coincide con alcune valutazioni che noi abbiamo registrato e dovuto fare rispetto al fatto che in realtà già nella prima fase della pandemia e di quello che per noi era più un home working, un remote working, che era uno smart working, perché si lavorava in maniera non agile, in maniera obbligata davanti a un video, ci ha portato a notare anche che soprattutto le generazioni più giovani avevano poi bisogno di trovare quella socialità del contatto presso una sede. Comunque, quindi, noi abbiamo avuto un'ondata di ritorno dopo i primi apprezzamenti di gente che voleva ritornare a lavorare in azienda. Perché secondo te voleva tornare, Mario? Perché poi alla fine, al di là del fatto che appunto i ritmi erano estremamente serrati nel contatto remoto, alla fine perdere quel momento alternativo rispetto alla vita a casa, secondo me è un elemento non accettabile, soprattutto per le generazioni giovani, che avendo a disposizione da sempre una maggiore disponibilità al rapporto digitale, a distanza, in realtà poi non hanno saputo costruire l'elemento alternativo
rispetto a questa socialità che comunque l'azienda dà. È un tema su cui occorre riflettere per il prossimo futuro, perché peraltro non tanto in Italia quanto nel resto del mondo noi stiamo notando che comunque il fenomeno è irreversibile, quello dello smart working, del remote working. Quindi secondo me le aziende, soprattutto nelle grandi metropoli, dovranno pensare anche a un modello satellitare, in cui magari senza dover tornare a un modello antico ci possono essere dei piccoli punti di riferimento, soprattutto nelle grandi aree suburbane, nella parte, diciamo, di residenza intorno alle città, e consentono comunque di avere una micro socialità, e questo poi cambia anche i modelli di relazione con i nostri colleghi. Grazie Mario, ti chiedo di verificare anche la tua connessione, perché ci stai arrivando un po' disturbato, magari c'è qualche connessione sul wifi di troppo e rischiamo di perderci il tuo intervento. Proviamo a riconnetterci, perché la sua connessione è un po' probabilmente debole. Nel frattempo approfitto per salutare Valerio Vitolo, NFE Southern Europe HR in Italy, HR e Legal Director Findus. Buongiorno Valerio. Buongiorno a te, come buongiorno stai? Ai colleghi, buongiorno a chi è in ascolto. Tutto bene, lavoro da casa come si vede dallo sfondo. E niente, mi ricollego un po' a quello che dicevano prima di me i colleghi e anche nell'altra plenaria. Intanto mi presento, sono appunto direttore del personale e legal per il sud Europa del gruppo Nomad Foods. Nomad Foods è un gruppo alimentare nel campo dei surgelati, presente in Italia con il marchio Findus. La sede del sud Europa e dell'Italia è qui a Roma. Abbiamo poi diversi stabilimenti nel sud Europa, siamo in home working nelle varie unità commerciali, quindi Roma come Madrid, Lisbona, Parigi e in Svizzera, nel nord della Svizzera, Rorschach, dove abbiamo appunto le sedi commerciali. Siamo invece pienamente operativi nelle fabbriche. La scelta che è stata fatta è stata quella di dare ovviamente priorità alla salute dei dipendenti, e quindi laddove possibile favorire il lavoro da casa. Laddove non è possibile, vedi le unità operative, evidentemente ci siamo sentiti anche in dovere di produrre per fare in modo che poi la popolazione potesse avere i prodotti alimentari che servono appunto per vivere. Beh, voi vi sentite un servizio essenziale, soprattutto, anche magari dici, sai, non di, no, di prima necessità. Beh, devo dire che soprattutto nella fase primo lockdown, questo è stato il che ha spinto gli stessi dipendenti. La storia dell'azienda nei mesi di marzo ed aprile. Sembrare un'anomalia, se considerato appunto il periodo, considerata la paura che Valerio, stiamo avendo dei problemi, abbiamo delle interferenze su qualcosa, tu ci senti ancora? Mi dicono dalla regia che ci sono queste due difficoltà sui due collegamenti, proviamo a riprenderti Valerio dopo, perché ti sentiamo a tratti, probabilmente fai un refresh dell'entrata, perché così magari riusciamo a riaverti meglio. Io ne approfitto per agganciare. Mi senti ancora? Sì, adesso proviamo a ricollegarti meglio e ti rilancio su quello che stavamo appena dicendo. Ne approfitto per questa cosa, su quello che mi hai detto, e per collegarmi alla giornata di ieri. Ieri abbiamo iniziato con Training Recruiting Day e la plenaria di apertura che ho condotto con Guido Stratta, che è stato veramente un traino, un ispiratore come sempre, ma ieri in particolare ha detto che il motore di tutto questo processo doveva essere, soprattutto anche degli eventi digitali, doveva essere l'emozione, doveva essere qualcosa che
ci muovesse realmente, autenticamente verso qualche cosa. E questo mi fa pensare a quando ci siamo sentiti lo scorso, qualche giorno fa, con Diego, che dice: guarda, i miei figli mi stanno facendo sentire un dinosauro, le persone che arrivano in azienda mi fanno sentire, come dire, mi lasciano a volte un po' perplesse, a bocca aperta, perché chiedono come valore fondamentale i valori dell'azienda più che i benefit che qualche tempo fa chiedevano. È così, Diego? Sì, diciamo che ci sono due considerazioni. La prima è sul dinosauro, perché in pratica è sul modello educativo che, sul quale noi siamo stati educati, che è quello di dire: devi essere concentrato sulla cosa che fai. Io ho mio figlio che ha 8 anni sul divano, contemporaneamente gioca alla PlayStation, risponde praticamente alla chat di WhatsApp, guarda la televisione e intanto gioca con me facendo la lotta. Quindi abbiamo praticamente dei bambini che hanno un modello dal punto di vista di capacità di risposta, tra virgolette, alle sollecitazioni completamente diverso. Questo è un qualcosa che abbiamo poi scoperto, e devo dire in modo estremamente, con grande soddisfazione, nelle generazioni che noi abbiamo ultime, anche in azienda, perché, come diceva prima l'amico Enrico Gambardella, paradossalmente in epoca di lockdown ci siamo trovati con produttività in crescita, perché le capacità reattive, in un certo senso, delle persone adattive, soprattutto le popolazioni giovani, rispetto a questa nuova modalità di lavoro, sono state assolutamente adeguate. È chiaro che ha creato tutta una serie di problematiche sulle quali poi bisogna andare a lavorare per disinnescarle, ma questo ha sicuramente generato, per così dire, quella positività di cui si diceva. Quindi, diciamo, le persone hanno mostrato di essere, e mi collego a quello che diceva, tra virgolette, ieri Guido, la vera fonte di energia rinnovabile all'interno dell'organizzazione, perché hanno praticamente metabolizzano a volte negatività e generano positività. E questo è uno delle chiavi, tra virgolette, di successo, dove questa elaborazione, l'enzima, tra virgolette, di questa elaborazione è, correttamente, come dicevi tu, sicuramente un aspetto di tipo emotivo. L'aspetto di tipo emotivo, che è il collegamento, tra virgolette, a quelli che sono gli obiettivi, gli scopi, i purpose che hanno le singole persone, è l'elemento poi di catalizzazione, in un certo senso. Tenendo conto che, e qui poi lancio un altro tema, tanto appunto mi diverto anch'io a creare problemi, a disarticolare, è quello che nessuno di noi vorrebbe essere operato da un chirurgo che la notte prima non ha dormito, no? Credo che sia abbastanza evidente. Quindi, in un certo senso, ciascuno di noi si aspetta che la persona, quando lavora e quando ci deve dare una prestazione, sia in forma, cioè abbia praticamente una situazione di benessere psicofisico che gli consenta di essere efficace nell'esercizio della sua prestazione. E quello che tu dicevi prima dell'alzarsi e andare alla workstation, e avere questa modalità malata, in un certo senso determinatamente assorbente, è assolutamente da combattere. E quindi una delle cose sulle quali noi siamo molto convinti e sulle quali stiamo lavorando proprio in modo concreto, operativo, al di là degli slogan, e far sì che la mattina alle persone alle 7:30 si prenoti la ginnastica posturale, come ha fatto una mia collaboratrice, che mi ha fatto impazzire, perché lei mi ha detto: ho scoperto praticamente parti del mio corpo che non pensavo più di avere, in un certo senso. E io però gli ho detto una cosa: io sarò contento quando tu mi dirai non soltanto che hai scoperto parti del tuo corpo che non pensavi più di avere, ma che hai scoperto anche parte della tua anima che non pensavi più di avere. Oh, che bello. Quando sarà così, vuol dire che abbiamo effettivamente avuto successo. Tu, Diego, sei, tra l'altro, come dicevi, in una situazione, come dire, privilegiata, perché è un'azienda che progetta, che guarda in là, che nonostante il periodo sta macinando dei risultati molto interessanti. Sai cosa sto notando, Diego? Che tutti quelli che hanno lanciato lo sguardo oltre l'immediato, quindi la strategia, oltre la tattica, si stanno trovando molto molto avvantaggiati, quindi lo sguardo lungo premia certamente, ma questo modello di benessere, che per me adesso sopravanza il benestare, quindi le strutture che naturalmente dobbiamo avere per farci stare bene, è diventato già, e lo chiedo un po' a tutti, così le rilancio la palla alla Donatella, perché quando gli ho lanciato questa mina vagante, no, all'interno di software ed hardware del processo del benessere, è diventato già qualcosa di acquisito per noi, Diego? Le aziende, parliamo della tua dal punto di vista privilegiato, come ci hai detto, è sensibile a questi input o ancora dobbiamo lavorarci? Allora, diciamo che l'80% in generale, una statistica, l'80% delle persone, delle aziende, dichiarano che questo è un tema, ma solo il 12% dei piani su questo.
piani vuol dire non avere dei piani che poi quando ci è arrivato il cazzotto in faccia della crisi poi abbiamo fatto un passo indietro, ma hanno una strategia che poi si tramuta in azioni concrete che poi fa business, perché non è che lo scopo dell'azienda è quello di fare delle persone felici, non è che ovviamente, sennò poi sembra quasi che siamo completamente sterati. Noi, come dicevi tu, siamo in una situazione molto particolare, siamo in un settore paradossalmente in crescita, assumiamo dalle 300 alle 400 persone medie all'anno, tutti ingegneri, architetti, siamo in tanti paesi del mondo, quindi una situazione particolarmente positiva. Questo abbiamo consegnato poco fa il ponte di Genova che abbiamo progettato, è stato costruito appunto da altri partner, quindi estrema soddisfazione. È chiaro che tutto quanto questo deve tramutarsi in azioni, come dicevi tu, concrete, perché moltissime vuol dire mettere in campo delle cose che siano poi il più possibile modulari, perché non siamo tutti uguali, che siano estremamente misurabili, perché altrimenti poi non riusciamo a capire le persone quello che vanno realmente poi a cogliere come aspetto interessante o meno. Noi abbiamo un approccio che è quello di disinnescare le negatività che non riusciamo a gestire, quindi le cosiddette variabili negative, che sono la depressione della fase, che sono le paure, la preoccupazione per i figli, tutta una serie di cose, con delle positività, nel senso con tutta una serie di cose positive che possono essere appunto dal benessere psicofisico alla bioenergetica, al formare le persone su aspetti che praticamente integrano la dimensione culturale in senso di business larga, in modo tale da creare, cercare di ricreare delle condizioni di positività per contrastare il mix di negatività. Diego, non chiedo un dato, Diego, non chiedo un dato perché tu sai che per me i dati contano fino al punto del dato, ma poi mi piacciono le cose percettive. Tu percettivamente, questa cosa che mi stai dicendo, hai dei feedback percettivi forti di quello che mi stai dicendo? Cioè, questa roba funziona? Da parte delle persone? Sì. Sì, in modo estremamente differente, perché non siamo tutti uguali. E le persone, e quindi non bisogna neanche innamorarsi delle mode, in un certo senso, perché ci sono persone che hanno dei livelli di sensibilità diversi alle singole azioni, però tenendo conto che la popolazione è differente, bisogna mettere in campo strumenti differenti, e normalmente ogni singolo strumento ha una retention del 30-40% sulla popolazione. Quindi lavorando in modo, diciamo, diverso si può ottenere l'ingaggio di quasi tutta la popolazione. Ok, mentre vi ricordo che il nostro Andrea Giudice sta raccogliendo su WebEx anche delle eventuali domande che, se sono veloci, vi possiamo porre al volo oppure le metteremo nel tema di discussione, nel thread di discussione, vi dico che potete farvi delle domande vicendevolmente. Mentre passo la palla alla Donatella, perché l'ho lasciata lì in attesa e dice ma io te la devo dire questa cosa. Donatella, allora, hardware, software, sono dati che comportano, oppure di quello che hanno detto i nostri amici c'è qualcosa che ti ha sollecitato e solleticato abbastanza? Allora, tantissime cose, grazie di avermi ripassato la palla. Allora, faccio un piccolo passo indietro, se no non si capisce poi il ragionamento. Perfetto. Tu hai aperto dicendo benessere uguale performance, che è poi un po' il grande punto di partenza, no? Di tutto. Il welfare ha messo le basi storicamente nelle aziende per mettere a punto l'hardware, mi piace un sacco, più ci ho pensato più mi piace, per mettere a punto l'hardware, proprio la piattaforma dello stare bene dentro l'azienda. Olè. Però, come ogni piattaforma, dopo ha bisogno di un software per funzionare, no? Ha bisogno di benzina. La benzina è appunto il benessere. Io dico questo, che fino a un po' di tempo fa, e anche diciamo fino a pre-pandemia, mentre su welfare l'organizzazione aveva fatto un bel punto in avanti e aveva reputato come un pezzo importante della selling proposition per i propri dipendenti e i futuri dipendenti, cioè i propri candidati, sul wellness, sul well-being, secondo me il passo non era ancora stato fatto, nel senso che sembrava proprio una roba un po' fancy. Sono d'accordo, parlare sono di d'accordo. Happiness, ma sì, in azienda, ma sì. Una roba un po'. È bello, lo buttiamo lì ogni tanto per fare un po' di colore e poi via. Ale. Fa figo. Ale. Fa figo, fa figo, fa figo. Detto questo, invece, in realtà questa pandemia ha davvero fatto capire, scoprire come le persone, quando si sono ritrovate a casa, è vero che hanno trovato insospettate energie, è vero che hanno reagito, anche grazie magari alle aziende che le hanno sollecitato queste reazioni positive, ma in realtà, onestamente, adesso le persone hanno iniziato a essere stanche. Tu non puoi correre a 100 km all'ora per troppo tempo, poi devi un po' rallentare, riprendere energie e ripensare. E restarci male perché non ti rispondono al messaggio di WhatsApp alle 10:30 di sera, ma come, non mi rispondi subito?
Ecco perché adesso, e quindi arrivo al punto del mio discorso, e concordo con quello che diceva Valerio, scusami, quello che diceva Diego. Poco fa, Diego, è proprio giusto questo, cioè abbiamo ricapito quanto sia importante occuparsi anche di benessere. E quindi tutte le azioni che fanno le aziende, vedo con piacere anche le altre, oltre a Pirelli, che appunto si sono occupati di corsi di benessere, di mindfulness, percorsi di meditazione alla mattina, percorsi di qualcuno ridendo ha detto sì, ma facciamo un saluto al sole. No, ovviamente è sempre una libera scelta delle persone, però il fatto di aver capito che occuparsi anche di questo aspetto, quindi anche di come io mi connetto alla mattina dopo aver preso il caffè da casa e quindi qual è il mio stato d'animo, questo è un pezzo importante per l'execution della performance delle persone. Cito solo un'ultima cosa, un'iniziativa, a parte quelle già citate, ma un'iniziativa a cui noi in realtà avevamo dato poco peso, però l'abbiamo buttata lì, come che citava Diego, l'ho citato due volte perché mi ha detto delle cose molto interessanti, cioè non è mai un'azione, ma sono sempre tante azioni, magari anche di segni diversi che mettono, colgono nel segno anche pubblici diversi all'interno dell'azienda. Certo, fra le varie, una in particolare che era proprio un percorso che allenava cognitivamente e non dal punto di vista proprio del corpo, ma cognitivamente allenava il pensiero positivo, perché il pensiero positivo è un elemento importante del poter affrontare situazioni di difficoltà, anche lavorative, anche nella performance, quindi indipendentemente dall'effetto Covid o dal momento Covid. Questa roba qui, che noi pensavamo fosse una cosa fra le tante che la nostra tavolozza metteva a disposizione, nostro palinsesto, in realtà è stata una ola. Perché secondo te? Perché? Ecco, perché in questo caso abbiamo colto un altro pezzo del benessere, che non è solo fatto del benessere psicofisico, che ultimamente aveva preso questo cotè, ma abbiamo colto anche un bisogno intellettuale profondo delle persone, mi viene a dire ancora più profondo, e cioè capire davvero come io posso affrontare in modo più efficace una performance professionale, la mia crescita, il mio lavoro, avendo proprio anche un approccio mentale. È quello. Questa cosa qui io la voglio sottolineare perché è un altro pezzo del software che è più sul versante cognitivo, che secondo me ci porteremo dietro anche nella nostra nuova normalità. E questo credo che sarà un po' la sfida di tutte le aziende, cioè come aiutare nella nuova normalità, perché saranno diversi quando finirà questa pandemia, io sono certo, l'hanno detto in tanti, quindi non è solo un mio pensiero, però come affrontarla e come sostenerla su vari fronti, e questo fronte cognitivo secondo me è interessante. Il nuovo sarà un ma anche, come dicevi prima, certamente. Rilancio quello che mi diceva Paolo prima, oddio, forse ho perso anche la connessione, non so esattamente il punto, se era proprio Paolo o no, ma il passaggio secondo me, sì, era Paolo, parlavamo dell'onda, no, che saliva e scendeva. Secondo me questa seconda ondata intanto è decrescente ed ha un input diverso, intanto ci stiamo mettendo di fronte a una condizione differente, intanto mi ha fatto riflettere sulla parola, io sono un po' appassionato all'etimologia delle parole, no? Corso e percorso, io non amo, nonostante ogni tanto mi chiamino per fare dei corsi, non amo fare i corsi, no? Perché dici, senti, mi fai il corso per imparare a parlare in webcam fantastico, meraviglioso? Ti dico no, perché ti posso dare delle indicazioni, dei tips, ti posso dare un inquadramento, ma tu devi assumere una forma mentale per la quale questa cosa diventa tua. Allora mi piace più la parola percorso, perché il percorso ti metto su una strada sulla quale poi tu puoi autonomamente andare, ed è secondo me quello che ci hai appena segnalato adesso, Donatella, cioè perché le persone hanno reagito così forte a qualcosa che non era semplicemente un corso o un percorso, ma traduceva in maniera pratica un'attitudine che stava lì pronto per emergere, per fiorire, per venire fuori, per maturare. Provo a rilanciare la palla a Mario e a Valerio, che avevamo le connessioni un po' deboli, credo in regia le abbiano riprese adeguatamente. Abbiamo ancora Mario, Valerio, Tore, li possiamo mandare in onda? Eccoci, Mario perché era prima, eccolo. Sì, possiamo riprovare. Allora, devo dire che le testimonianze di Diego e Donatella sono molto, molto interessanti e importanti. Io purtroppo non mi trovo in un ambiente già così avanzato dal punto di vista della del welding, ma penso che sia
importante lavorare anche su un altro profilo, su questo noi ci stiamo lavorando, cioè sulla percezione da parte del leadership team, del top management, di questo bisogno che c'è. Mario, devo chiederti con grande rammarico di staccare il video e provare a parlarci solamente in audio, perché il tuo flusso non riesce ad arrivare, non ci arriva in maniera sufficiente. Almeno proviamo a sentirti. Riproviamo così, dicevo. Meglio, che, meglio. Ecco, perfetto, bene. È importante anche lavorare molto sul top management rispetto a queste tematiche, perché spesso lo sforzo che si fa per aumentare il well-being da parte della popolazione aziendale è poi messo in discussione dal comportamento e dalla reazione quotidiana della leadership rispetto alle attività lavorative. Quindi io penso che il percorso che tu sottolineavi debba essere parallelamente supportato da un'attività di nuovo mindset da parte di chi guida le aziende, per percepire che questa esigenza non è un'esigenza semplicemente legata a una moda o a un semplice bisogno, diciamo così, momentaneo delle persone, ma come diceva anche Diego, è legato al fatto che creando una migliore condizione di benessere all'interno dell'azienda si producono performance sicuramente migliori. E qui Elon Musk l'altro giorno twittò un'immagine dove diceva che la questione era chiusa se era nato prima l'uovo o la gallina. Pare che sia nato prima l'uovo nella scala di apparizione. Mi viene da dire però, se riusciamo a risolvere il problema, da che cosa si parte? Dalla progettazione di un mindset o si parte dallo sviluppo di sistemi? Cioè, ci preoccupiamo di mettere in piedi l'hardware del nostro welfare, oppure cominciamo a costruire il well-being come attitudine aziendale? Una battuta al volo. Ma io penso che le due strade debbano essere appunto parallele, perché costruirne una sola non è sufficiente. È chiaro che per certi versi, se c'è una emergenza, cioè un venir fuori di una performance migliore attraverso la costruzione del well-being, poi anche chi guida le aziende riuscirà a capire l'importanza di tutto ciò. Però io penso che rendere anche più maturo il management sia un elemento fondamentale sin dall'inizio. Mi piace moltissimo, perché nella storia sembra che il buon senso abbia vinto sempre, quindi vince anche questa volta con un percorso parallelo. E provo a risentire Valerio, se riusciamo ad avere una connessione un po' più stabile. Valerio, ci sei? Mi sentite? Sì, mi sentite? Eccoti, sì. Eccoti. Allora, io ho ascoltato con estremo interesse i vari interventi, dico la mia. Secondo me intanto il well-being non deve essere un fatto emergenziale, il well-being esisteva prima e deve esistere dopo. La mia azienda proponeva tutta una serie di attività sotto un logo Our Well Way, prima che partisse l'emergenza. Però Valerio, come diceva la Donatella, sembrava una roba un po' per fare i fighi, no? Dici, sì, fa un po' figo questa cosa qui, allora... Nel senso che aveva un'ottima... aveva ed ha un ottimo riscontro da parte di chi appunto utilizzava questi tool, questi strumenti, eccetera, e in aziende, evidentemente. È un qualcosa per essere fighi? Non credo, o meglio, lo diventa nel momento in cui si crea l'esposizione. Mi spiego meglio. Certo. Se viene collegato ad un fenomeno emergenziale, certo. Come la pandemia, allora sì, secondo me è un qualcosa per dimostrare di essere fighi. E questo non serve, anche perché poi... Alla lunga casca. L'organizzazione, certo, non è stupida e alla, certo, lunga casca. Ciò che è importante è, per evitare appunto che sia finalizzata ad un fatto emergenziale, che ci sia sempre il giusto equilibrio tra i tre elementi un po' che, di cui bisogna tener conto, no? Il dipendente, che appunto se sta bene lavora meglio, rende meglio, il consumatore, perché chiaramente tutta questa attività non deve poi pesare sul costo del prodotto finale, e poi chi ha investito nell'azienda, perché chiaramente
come diceva prima Diego, non è che siamo delle onlus, siamo comunque delle aziende che esistiamo in quanto produciamo del profitto e diamo dei dividendi ai nostri azionisti. Quindi laddove si crea quel giusto equilibrio e laddove, ripeto, non è legato a un fatto prettamente emergenziale, non credo che sia un qualcosa per fighi. Ciò che è importante anche, e di questo se ne parlava prima e mi ricollego, è anche pensare al dopo, no? All'auspicata fine di questa fase. Noi ci stiamo pensando con un progetto a livello di gruppo che si chiama Future of the Work, e stiamo pensando a come ripensare gli uffici. Noi operiamo in open space, però riteniamo che il passo successivo sia quello di vivere l'ufficio come una piazza, nel senso l'ufficio come momento di aggregazione. Cioè io non vado in ufficio perché devo fare un qualcosa che, potendolo fare al computer da solo, posso farlo tranquillamente a casa o in qualche altro posto. Vivo l'ufficio come un luogo dove mi incontro con gli altri per scambiare idee, per fare delle riunioni, per avere quel contatto umano che purtroppo in questa fase di lavoro da casa sta venendo meno, e per produrre delle idee, ma non ho bisogno dell'ufficio, certo. Quindi di tutto ciò che ne consegue, il traffico, i tempi di trasporto e quant'altro, per poter fare cose che posso fare in qualunque altro posto grazie alla tecnologia, che fortunatamente ha fatto dei grossi passi in avanti. E questo per me è tanto well-being. Allora, Valerio, come io dico spesso da un po' di tempo, quindi da tempi non sospetti, le condizioni condizionano, no? Quindi è chiaro che l'ambiente ci fa spostare in situazioni positive in un certo momento. La prima ondata, come parlavamo prima con Paolo, che è diversa dalla seconda ondata, che ci fa dire sì, però questo diventa uno stress pazzesco. Allora dobbiamo trovare degli equilibri, e le condizioni esterne ci aiutano sicuramente a creare quel boost, quell'acceleratore che diventa tutto quanto a nostro vantaggio. Sempre per tornare al fatto che happy people make happy fatturatis e che chiaramente, come dice, io ve lo linko perché il mio vate su LinkedIn è Gary Vaynerchuk, che con il suo modo molto molto strong, powerful, fa venire fuori, come dire, dei contenuti molto autentici. Trasformare una shifting situation in una proposizione forte, probabilmente l'attitudine che stiamo tutti quanti sviluppando è che siamo pronti per muoverci in una maniera parallela. Mi è piaciuta molto questa cosa. Rilancio la palla a Paolo per sentire appunto se ci sono delle riflessioni legate a questo, soprattutto nel suo ambiente, e che cosa magari ha colto dai suggerimenti degli altri. E con quello poi vorrei rilanciare la palla a tutti quanti voi e dirmi dell'altro cosa vi è piaciuto di più, una o più cose, libero. Vai Paolo, a te. Allora, brevemente, secondo me c'è un punto fondamentale, che è anche quello sul quale sta cambiando il nostro focus di discussione dalla prima alla seconda wave, che non è più quello dei sistemi e dei processi. Vi faccio l'esempio sullo smart working, che è quello più banale. Siamo inondati, e siamo stati inondati sia esternamente che internamente, da metodologie per strutturare lo smart working, quindi su processi, come metterlo in pratica. Noi adesso ci stiamo concentrando su un'altra cosa, viste le problematiche psicologiche che lo smart working ha generato, cioè ci stiamo concentrando su come far sì che, indipendentemente da come venga applicato da un punto di vista di giornate eccetera, come venga effettivamente, come diventi parte della cultura. Faccio degli esempi. È sostenibile nel lungo tempo? Qual è l'impatto psicologico, certo. E come possiamo educare le persone alla disconnessione? Cioè, certo. Paradossalmente un tema che 3 anni fa, quando lanciammo lo smart working su base volontaria, e alcuni faceva anche figo peraltro, certo. Parlato. Adesso questo problema che fu posto dai colleghi della SU, adesso me lo pongo io, perché penso. Altrimenti il certo. Sistema non avrà successo. L'altro problema che mi pongo è come facciamo a
continuare a creare cultura aziendale con le persone che arrivano da noi e sono nuove e non conoscono la cultura aziendale, essendo un'azienda americana ovviamente hanno una cultura aziendale molto forte, ma non è necessario essere americani, molte aziende hanno una cultura molto forte, quindi quali sono gli strumenti tangibili e non per continuare a costruire una cultura aziendale forte in un regime poi sarà blended, quindi parte di smart working e parte no. Quindi a me onestamente più che i singoli sistemi, perché poi che poi diventeranno dei fattori igienici, dei fattori che le persone che arrivano daranno per assodato, un sistema di flexible benefit, la palestra, lo yoga, eccetera. Questi ormai sono dei di cui. Quello cui l'hardware di cui sopra abbiamo parlato, insomma. Quindi ormai quello che le persone guarderanno è: queste cose sono un tool attaccato come sistema dell'azienda o sono veramente parte dell'azienda? E poi vorrei dire un'altra cosa, attenzione, perché quello che stiamo notando, parlando anche con molti ricercatori internazionali, è che nel momento in cui si va a eliminare la connessione fra persone, quindi anche in qualche modo il senso di coesione che si crea all'interno dell'azienda nei confronti dell'azienda, se ci sono dei problemi irrisolti da un punto di vista culturale, molto spesso si amplificano. Intanto dire, è inutile avere un sistema di smart working avanzato con l'educazione alla disconnessione, flexible, eccetera, per esempio c'è un problema di diversity che non è stato mai risolto, se c'è un problema di cultura manageriale che non è stato mai risolto. Attenzione, perché se questi problemi non si risolvono prima come base, il lavorare da remoto o l'attivare altri sistemi moderni potrebbe amplificarlo, e allora tu poi hai dei sistemi del 31esimo secolo e una cultura del 15esimo, e non la puoi più riprendere perché non hai più le leve che avevi prima per riprendere. Quindi questo è un altro punto su quale stiamo lavorando. È una cartina di tornasole praticamente. Sì, la parte soft e intangibile per me è il vero challenge, perché per quanto riguarda i sistemi basta avere un po' di budget e ne compri quanti vuoi. Chiaro. Lo spirito è difficile che lo compri, è un po' come quando io lo uso come cartina di tornasole, tu sei un atleta da quello che vedo, quando io vado a correre, Paolo, incrocio un runner e lo saluto e mi sorride, vuol dire che è un runner vero, quando sta lì con lo sguardo giù torvo, lascialo perdere perché non ha lo spirito giusto, cioè adesso abbiamo dei segnali. In questo momento saranno tutti con lo sguardo torvo, credo, perché sono costretti, però prendo l'esempio come un esempio generale. Esatto, fai benissimo così. Allora io leggo una domanda che è arrivata sulla chat di WebEx, anche se ve la lancio, è impossibile da rispondere nei 6 minuti che ci restano, mentre invece vi chiedo di dirmi, adesso ve lo dirò velocemente a giro, cosa vi è piaciuto, cioè che cosa vi siete segnato dell'altro, no? Se c'è un appunto di qualcuno di voi, anche più di uno, non necessariamente di uno solo, di tutti. Domanda dal pubblico: la mia organizzazione si occupa di organizational well-being, partendo dall'equilibrio psico, fisico, emotivo. Penso che il vero software siano le persone. Le loro competenze emotive e relazionali sono la chiave per rispondere al new normal. E qui parte il domandone: come si definisce il new normal? Allora, come ben immaginate, il new normal io non sono in grado di definirlo, e credo che forse dovremmo fare diversi incontri, diversi talk show digitali prima di dirlo. Quello che vi voglio dire, però, prendendo spunto da quello che ha detto Valerio prima, open, la visione open delle cose diventa fondamentale. Come state vedendo adesso noi, qualche tempo fa, questo approccio televisivo era impensabile, far vedere la regia a vista, stare dentro, sentire, come dire, il vociare degli autori che stanno raccogliendo le informazioni che arrivano dagli altri. Adesso questo è ovvio, se io non vi facessi vedere questo sembrerebbe una trasmissione finta, e allora probabilmente questo ci aiuta nel new normal. Un giro veloce, sempre per piacere di cavalleria, anche perché sai, Donatella, quando dico sta roba io c'ho il terrore, perché se dici una cosa di gentilezza nei confronti delle donne dicono no, però questa cosa non va bene perché non è corretta. Io del politically correct sono arrivato un po', non so più dove mettermi. Io dico per il piacere di cavalleria, Donatella, che cosa ti sei segnata degli altri amici di Poltrona Digitale che mi vuoi ricordare, perché io non faccio in tempo a prendere gli appunti qui, non riesco a fare tutto insieme. Ci sei? Donatella? No, è cascata adesso. Oh, accidenti, volevo fare... no, ci sei tornata, eccoti. Eccomi.
No, che pasticcio, io avevo fatto il galante digitale e non ti ho visto più, Donatella, cosa è successo? No, ci sei. Mannaggia, troppa galanteria. Allora, sarò rapida perché ho paura che la connessione ricada nuovamente. Fatemi un cenno se mi sentite. Allora, che cosa mi è piaciuto? Tantissime cose, quindi non vorrei neanche annoiare facendo la lista. Alcune cose le ho già citate prima. Hashtag per ognuno di loro. La cosa che mi sembra molto importante, e su cui è giusto fare il passo successivo, anche per uscire un po' dal tema forse un po' stretto del welfare e del well-being in questa nuova normalità, sono le cose che diceva Paolo appena adesso, prima di me, e cioè farti delle grandi domande, perché adesso welfare e well-being sono diventate un elemento, forse un po' più strutturale e stabile dello stare in azienda e dell'occuparsi delle persone, certo, al pari di tanti altri. Quindi l'abbiamo sdoganato, bene, però what's next nella nuova normalità? Che cosa c'è di nuovo? Cosa c'è dopo? Beh, ci sono le grandi domande, ma come si fa engagement? Come si tengono insieme le persone? Come si costituisce un'identità? Se manca lo spazio fisico che definisce anche un sistema identitario di un'azienda, le riunioni, la ritualità delle riunioni, la ritualità dei momenti informali del caffè, della mensa, tutte queste cose che parlano di un'azienda nel bene e nel male, la cultura del management, adesso non le sto a citare. Allora, le cose che diceva il collega prima, certamente secondo me sono la grande sfida, non c'è una risposta oggi ovviamente, ma tutte le aziende dovranno lavorare su questo. Pensiamo ai newcomers, cioè chi viene assunto in azienda, gli stagisti, poracci. Io sono molto empatica nei confronti dei neolaureati assunti, in che questi vengono, gli viene dato un computer e poi vengono mandati a casa, arrivederci e buonasera. Certo. È tutto il network che deve essere creato. Come lo facciamo? Come lo ripensiamo? Io se vuoi ti dico la mia. Donatella, se vuoi ti dico la mia. Le cose per me si fanno facendole, nel senso che soprattutto quando non c'è un manuale di istruzione, iniziamo a farle da qualche parte, mettiamo insieme esperienze e poi scambiamocele come stiamo facendo adesso. Secondo me è una figata. Ovvio, però certamente questo è la cosa, secondo me, il what's next importante. Grande spunto, sforerò sicuramente dei miei 2-3 minuti, però è troppo interessante quello che state dicendo e quindi mi prendo responsabilità, tanto conduco io e devo recuperare io, quindi va bene. Diego Giacchetti, hai un hashtag per uno o più di loro? Allora, sicuramente di Donatella condivido due concetti molto importanti. Uno è i capi, che sono tra l'altro con smart working, vuol dire disintermediazione, vuol dire che in pratica si possono saltare nella comunicazione tra i livelli organizzativi. La seconda cosa è il tema dei carichi di lavoro, perché il carico di lavoro cognitivo è un tema molto importante sul quale l'azienda deve esserci. Di Valerio mi porto e condivido a casa assolutamente il concetto dei luoghi, la fisicità è particolarmente importante. Grande. Altro aspetto fondamentale invece di Paolo, che condivido in pieno, la disconnessione, che è un aspetto particolarmente importante. Due considerazioni proprio volanti, due hashtag volanti, secondo me non esiste un new normal, perché è un ossimoro normal, perché normal è la media, certo. abbiamo un altro contesto. Un'altra abitudine, sarà una nuova abitudine, certo. E quindi affronteremo praticamente un'altra abitudine. E una considerazione molto importante, nelle crisi viene fuori il carattere, l'identità già c'è di un'organizzazione, quindi si tratta semplicemente di intercettarla e di lavorarci in una maniera intelligente e valorizzandola in modo reale ed effettivo. E altro aspetto fondamentale, poi è finito, ricordiamoci che comunque noi non dobbiamo lavorare in situazioni diverse con i processi di prima, quindi recuperiamo quello che probabilmente in certi versi abbiamo un po' perso, che è il business process engineering, che in una situazione del genere assolutamente è da riprendere come concetto. Diego, ce lo siamo già detti, riscopriremo i sensi del valore, riscopriremo la gioia degli abbracci, che è una cosa che abbiamo dato per scontato, mentre invece scopriremo anche la gioia di poter lavorare in remoto da casa, in autonomia, ed essere rilassati, in un nuovo balance. Lancio la palla a Paolo, ci sei ancora Paolo? Certo, ci sono. Eccoti, ti vediamo subito per un tuo hashtag telegrafico. Sarò velocissimo, non so come sarà il new normal, però so per certo che sarà sicuramente destrutturato. Bello. L'esempio che facevi tu prima,
del fatto di non aver problemi a inquadrare tutta la struttura che sta dietro, quindi che prima non si vedeva e adesso si vede, risiede nel principio che non c'è più problema, non c'è più il problema di mostrare ciò che prima non si poteva mostrare. Questo vale per le aziende e si può risolvere abbastanza facilmente, ma attenzione perché non si può risolvere abbastanza facilmente per le persone. E su questo bisognerà dare una grande mano alle nostre persone affinché non abbiano problemi a destrutturarsi, a mostrare ciò che prima non mostravano. Bellissimo, quindi hai dato anche una risposta che io non pensavo ci venisse fuori, mentre invece forse il nostro amico su WebEx che ha scritto probabilmente già molto stimolato. La risposta è destrutturato e non è naturalmente solamente 49. Mario, sei ancora con noi? Grazie mille Paolo. Mario, ci sei ancora? Ancora levo il video per essere sicuro che mi sentiate, ma io come detto prima ho apprezzato tutti gli interventi, riprendo però i temi sollevati in precedenza da Paolo e da Donatella, le grandi domande, non abbiamo le risposte a tutto come detto prima, il senso di appartenenza sarà difficilissimo da stimolare in una cultura così destrutturata, penso che da questo punto di vista sia vero quello che tu dicevi, che scopriremo le risposte solo facendo o vivendo, che a me piace ancora di più. Penso che però il ruolo delle risorse umane diventi nuovamente centrale in questo tipo di situazione, nel senso che noi dovremmo fare proprio da ponte, da bridge rispetto a situazioni che sono diverse da quelle che abbiamo gestito fino ad ora. E onestamente questo è un elemento di sfida molto interessante che penso riattiverà anche la centralità di alcune cose che noi ci siamo disabituati a fare, tipo appunto la riprogettazione dei processi, la rilettura di come noi possiamo essere il punto di riferimento per le persone all'interno delle aziende, che secondo me è importantissimo. Ottimo, grazie mille anche per noi. Allora chiuderei, se non sbaglio, con Valerio. Valerio, sei rimasto tu per un hashtag, il tuo è stato gettonatissimo, sì. Quello dello spazio, io lo approvo, Diego l'ha preso al volo. Ce ne dici qualcosa che ti è piaciuto degli altri? Ma sono piaciuti tutti gli interventi. Ti chiuderei come hashtag utilizzando il What's Next, che è stato citato da molti. Sì, sì, sì. Donatella in particolare. Se mi consenti, chiuderei con un pensiero che può essere anche uno spunto per un prossimo meeting, per una prossima tavola rotonda. Noi ci troviamo in una situazione in cui la realtà, in una fase di grossa trasformazione, in cui la realtà cambia ad una velocità che è enormemente maggiore rispetto alla capacità di noi umani di adattarci, di cambiare la nostra cultura e quindi di cambiare il nostro approccio al lavoro, il nostro modo di lavorare, eccetera. Dobbiamo accelerare l'adattività addirittura, quindi penso. Esatto, questo è uno dei problemi che farà la differenza in futuro e appunto chiudo con l'hashtag What's Next anche perché voglio essere positivo, cioè voglio pensare al dopo. Ma sì, ma certo, ottimista. Allora adesso dobbiamo togliere la parola positivo e dobbiamo parlare della parola ottimista, perché uno positivo dice sì. Sono positivo? No, attenzione, problema, no, sono ottimista. Benissimo, Valerio ti ringrazio moltissimo, ringrazio tutti voi, vi abbraccio, faccio un abbraccio digitale, un digital hug, un virtual hug come faccio da un po' di tempo a questa parte, e grazie di essere stati con noi.